Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orcuverde e in questo video vi mostrerò come cavalcare un asino su Red Dead Online. Un'altra cavalcatura rara presente dal primo giorno di Red Dead Online, già dal periodo beta, che sicuramente molti di voi ancora non sapranno a causa del solito problema dello spawn degli animali in free roam con giocatori all'interno presente su Red Dead Online già da un sacco di tempo. Prima di iniziare, come sempre, vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e mani glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Allora, orchetti, per cavalcare un asino su Red Dead Online dovete recarvi in questo punto preciso della mappa ed essere fortunati di vedere un asino in questo punto. Se ci sarà un asino, col proprio personaggio potete avvicinarvi, calmarlo, farlo allontanare e anche cavalcarlo. Quando cavalcate l'asino, noterete che avrà la stessa salute e la stessa resistenza del mulo, di cui ho caricato ieri il video a riguardo sul canale, sicché per essere un asino, a mio parere, è davvero veloce. E secondo me anche una cavalcatura rara e bizzarra, con cui poter viaggiare nella mappa e cazzeggiare in free roam, diversamente dalle altre e solite cavalcature che sono i cavalli. Se non riuscite a trovare l'asino in un free roam con giocatori all'interno, potete sfruttare uno dei glitch per essere solo in free roam, come ho fatto io. Facendo il glitch per essere solo in free roam, sarà molto più semplice e veloce trovare l'asino su Red Dead Online. Qui Rene Torchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Se siete su PS4, vi invito ad entrare nella mia community, OrcuVerdeGamer, tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video. Così come anche tutti i link dei miei social, dove vi invito a seguirmi. E da Orcuverde è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!